Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo qui sarà più una sorta di vlog più che un appunto di viaggio. Si rende necessario visto appunto il clima di psicosi che rasenta, a mio parere, perlomeno il surreale che si è creato nell'ultimo periodo attorno al tema del coronavirus. Prima di iniziare ci tengo a precisare che non sono un medico, per cui alcune informazioni che vi do potrebbero essere incomplete o imperfette. E a questo proposito vi invito a commentare se trovate che nel mio video ci sono alcuni errori. In più, già che ci sono, vi invito a condividere il video per diffondere il più possibile le informazioni che vi darò e il mio pensiero a riguardo. Inoltre, se non siete iscritti, iscrivetevi attivando magari anche la campanella e lasciate anche un bel like in modo tale da sapere che vi interessa appunto questo argomento un pochino più medico e meno legato ai viaggi. Allora, mi sono fatta una piccola scaletta in modo tale da non perdermi in chiacchiere e partiamo dal dire che cos'è il coronavirus. Il coronavirus è un virus di tipo influenzale che ha subito un'alterazione o una serie di alterazioni, come era successo anche per il virus della SARS, e che quindi ha sviluppato in questo caso un'aggressività diversa da quella del normale virus influenzale. La trasmissione, come si trasmette questo virus? La trasmissione è interumana, quindi una persona sana per essere contagiata deve entrare in contatto con una persona infetta, non con oggetti, non con cibo, quindi potete riprendere a fare i vostri ordini su AliExpress o Wish, eccetera, e anche andare a mangiare al ristorante cinese con tranquillità. Visto che per l'appunto il virus ha una vita molto breve al di fuori del proprio ospite umano in questo caso. I sintomi. Quali sono i sintomi di questa malattia? I sintomi più frequenti sono la tosse e la febbre, come per una normale sindrome influenzale. Altri sintomi, come il mal di testa, invece sono più rari. Chi viene colpito per la maggior parte da questa malattia, da questo coronavirus? I soggetti più a rischio contagio e anche ad avere complicazioni sono gli adulti sopra i 50 anni e per l'appunto l'insorgere di complicazioni è favorito dalla presenza di altre problematiche mediche già conclamate, come polmoniti, insufficienze epatiche o renali, che per l'appunto indicano già la presenza di un sistema immunitario già debilitato. I soggetti, quelli sani, tra virgolette, hanno un rischio molto inferiore di contrarre il virus e in caso di infezione saranno in grado di gestirla in maniera più o meno autonoma. Ma considerate che tutto quello che vi ho detto riguardo appunto questa infezione, vale anche per la più banale influenza. Passando poi alla prevenzione, come si previene il fatto di essere infettati? Le mascherine non bloccano l'ingresso del coronavirus, ma in un soggetto infetto possono diminuirne la propagazione. L'unica accortezza che viene consigliata è lavarsi le mani frequentemente, cosa che in ogni caso si dovrebbe comunque già fare normalmente per la propria igiene personale normale, diciamo così. Quindi, in conclusione, per come la vedo io, potete fare la vostra vita in maniera assolutamente normale e soprattutto continuate a viaggiare. Se proprio proprio volete essere più sicuri quando viaggiate, poco prima della partenza fatevi un giro sul sito della Farnesina e vedete se ci sono delle problematiche per quanto riguarda il vostro paese di destinazione, ma a meno che non sia la Cina, secondo me andate proprio tranquilli. Quindi, come vi ho detto all'inizio, lasciate un like se avete trovato interessante e un pochino utile questo video. Se avete qualche cosa da dire in più rispetto a quello che ho detto io, lasciatela in un commento qui sotto. In descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure in giro per il mondo. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Have a nice life!